Do il benvenuto al Villaggio per la Terra al professor Bruno Dalla Piccola, genetista e direttore scientifico del Bambin Gesù, l'ospedale pediatrico di Roma, che ha appena partecipato al talk scientifico del villaggio di quest'anno sulla correlazione fra salute e clima. Benvenuto professore, mi ha colpito subito il debutto del suo intervento. Quando lei ha parlato di quando si mappò il genoma umano per la prima volta, sembrava che lì ci fossero tutti i problemi e tutte le soluzioni del genere umano, ma non è proprio così. No, esattamente, infatti sono partito da una copertina del giornale Time di 18 anni fa che sottolineava il fatto che non c'era tutto scritto nel nostro DNA ed era una prima volta che si proponeva qualcosa di nuovo dopo l'ubriacatura che era venuta a seguito del sequenziamento del genoma che aveva fatto quasi credere che tutto dipendesse dal nostro DNA. Ora, da genetista medico, devo dire che effettivamente il DNA è importante, ma sicuramente quello che abbiamo imparato negli anni è il grande effetto dell'ambiente. Io ho citato l'esempio dei gemelli identici che nel corso della vita diventano sempre più diversi e queste diversità sono mediate soprattutto dall'effetto dell'ambiente. Ho citato l'esempio di due gemelli astronauti, uno è rimandato per un anno nello spazio, l'altro è rimasto sulla Terra e quando sono tornati il DNA di quello che era stato nello spazio era completamente diverso a livello funzionale da quello che è rimasto sulla Terra. Quindi noi abbiamo coniato il termine esposoma che sta a indicare tutto l'ambiente col quale noi abbiamo a che fare dal momento del concepimento fin tanto che siamo vivi sulla faccia della Terra. I suoi colleghi hanno messo in luce diciamo, i condizionamenti dell'ambiente sulla salute, soprattutto delle popolazioni più a rischio, ovviamente quelle più povere, ma anche delle donne, dei bambini e degli anziani. Lei è un genetista, il gene, come sappiamo, la genetica evolve con la specie. Noi faremmo in tempo ad adattarci geneticamente a questi cambiamenti climatici? L'adattamento e l'evoluzione del genoma sono questioni di anni così lunghi che non abbiamo determinare. Certamente noi abbiamo delle capacità di adattamento che sono estremamente straordinarie e che dipendono dalla nostra capacità del divenire nostro continuo dal punto di vista biologico. Certamente il genoma è una parte più stabile di tutto, la funzione dei geni viene invece modificata dall'ambiente. Quindi quello a cui dobbiamo stare molto attento è di avere un forte rispetto dell'ambiente, perché essendo noi il frutto del DNA e dell'ambiente e sapendo che l'ambiente ha un effetto di regolazione del nostro genoma, dobbiamo fare in modo tale che questo ambiente possa operare nella maniera ottimale sul nostro DNA. Io ho fatto l'esempio degli effetti che ha, ad esempio, una tipica componente ambientale, che è l'alimentazione, ma l'alimentazione è fonte di reazioni chimiche. L'alimentazione Il beneficio della dieta mediterranea, di cui tutti parlano, legato al fatto che la dieta mediterranea condiziona quei miliardi di batteri che noi abbiamo nel nostro organismo, che danno origine a proteine, a reazioni chimiche, che a loro volta regolano il nostro genoma. Quindi, se siamo in un clima sfavorevole, un clima dove l'alimentazione verrà compromessa perché l'agricoltura verrà compromessa e quindi anche la capacità di avere del cibo ottimale verrà compromessa, naturalmente alla fine sarà penalizzata la salute. Quindi il messaggio che viene da questa giornata è un messaggio molto semplice. Ognuno è una tessera di un mosaico, può fare qualche cosa. Al di là di quelle speranze che non vengono mai onorate, di che ci sia la politica che risolva un qualche cosa che sembra particolarmente disaffezionata e disattenta alla politica in questi temi, allora ognuno di noi si deve rimboccare le maniche perché ognuno di noi può fare qualche cosa. Io la ringrazio e le do appuntamento come a tutti all'anno prossimo, al cinquantenario dell'Earth Day. Sarà un piacere essere presente, grazie dell'invito. Grazie.